Che potrebbe
fare scuola per quanto riguarda i progetti appunto di rigenerazione urbana. Il fatto di avere tre capriate, che è un simbolo molto importante per quanto riguarda l'architettura industriale, soprattutto la presenza del cammino di ventilazione della ciminiera alto, fare in modo che questo possa diventare appunto un luogo di accesso alla città e che abbia risonanza anche a livello territoriale, non solo a Fasano, insomma. Come diceva giustamente Lucrezia, si è potuto tramandare questa storia grazie al lavoro di più generazioni, di cui Stefano rappresenta l'ultima espressione. Mi preme sottolineare anche questo aspetto. Siamo, come dicevamo, più o meno all'inizio del Novecento, comunque intorno al 1930, periodo in cui fare impresa era molte volte completamente diverso dal fare una campagna di marketing oppure dal promuovere un'impresa. Loro invece erano lungimiranti anche in questo, perché come possiamo vedere, questo era ad esempio in Italia, si comincia a parlare di marketing nel senso moderno del termine grazie al futurismo, quindi siamo più o meno a cavallo del Novecento, un processo che poi continua con la Bauhaus, con la scuola insomma tedesca, andiamo verso gli anni 30, 40, 50, il che fa capire quanto, ancora una volta, sottolineo, loro fossero lungimiranti nel fare impresa in modo innovativo. Queste sono bellissime, sono delle immagini molto belle che dimostrano. Che dimostrano questo. Qui è come veniva svolta la vita, la produzione, quindi nell'ambito lavorativo, ovviamente siamo anni luce lontani dal mondo di oggi, ma sono immagini suggestive proprio per questo aspetto. E questo, come diceva anche Lucrezia, è come si svolge oggi la produzione, che seppur ovviamente in maniera minore rispetto al passato, comunque è ancora presente, ancora dignità d'esistenza, nonostante qualcuno pensi. Qui poi avevamo fatto però in questa sede, mi sembra insomma che possiamo tranquillamente bypassare questa parte, la tutta nella tutto lo studio, comunque una presentazione che si basava sul territorio di Fasano, sulle sue peculiarità, però sono cose che più o meno penso conosciamo, cioè sul fatto quali fossero le qualità presenti nella nostra zona, cioè sulla presenza di Ignazia, quale porto molto importante, fin dai tempi antichi, dai tempi dei Romani, eccetera, eccetera. Nome della città di Fasano, qua vedete il nucleo storico, quindi diciamo le fasi di espansione e poi di consolidamento del cosiddetto muracchio, quindi del nucleo antico della città di Fasano. Poi vedete qui ancora una volta l'espansione di Fasano, nell'ultima immagine a destra si ha finale questi processi e questi progetti di rigenerazione urbana. Qui in basso a destra vedete l'ex mercato ortofrutticolo, per cui erano state previste tutta una serie di funzioni, come ad esempio i mobili per localizzare i nuovi uffici comunali in modo da liberare il centro storico. Queste sono proposte che sono per tutti quindi in modo che da liberare gli uffici comunali che ci sono nel centro storico e da fare in modo che le attività commerciali possano innescare dei processi di rilancio del centro storico, ovviamente delle piazze, dei percorsi che sono quelli gialli, piccolini che vedete, sono dei percorsi pedonali ciclabili, quindi deputati alla mobilità dolce, tali che le persone possano tranquillamente passeggiare immersi nel verde. Qui è una zona della città comunque anche se uno non immaginerebbe che è piena ovviamente di uliveti, ovviamente non ci sarebbe stato, non ci sarebbe stato. E poi c'è l'area della ex siderurgica, come dicevamo, e per ultima, ma non per questo meno importante, il servizio di cioccolate, che il PIRU prevedeva, ovviamente è una previsione più che altro che ha carattere non prescrittivo, ovviamente, prevedeva un museo del sapone, quindi qualcosa che comunque fosse legato a trasmettere e a preservare la memoria storica di. Qui facevamo riferimento al fatto che, come dicevo anche prima, Expo, che è stato fatto a Milano nel 2015, il tema fosse esattamente quello della valorizzazione del paesaggio, del benessere, appunto del made in Italy, cioè della cultura del cucinare, del vivere bene, del mangiare sano, insomma. E ovviamente la Puglia, non è un caso, insomma, il boom turistico di questi ultimi 10 anni ne è sempre una parte. Sicuramente è un esempio. Queste
immagini ci servono un po' a far capire quanto la piana degli ulivi secolari si estende da qui, quindi dalle pendici della collina fino al mare, ed è una zona che appunto interessa differenti comuni che dovrebbero lavorare insieme alla valorizzazione anche di questa porzione di piana, cioè Calvigno, Ostuni, Fasano, Monopoli, Collina del Mare, eccetera, eccetera. E mostrano anche come Fasano si trovi in una posizione baricentrica rispetto a tutto questo discorso che abbiamo fatto. Ovviamente qui sulla destra vediamo degli esempi di quelle che sono le nostre tipicità, il pomodoro della regina di Torrecani, un altro di Giubicco, con il barattiere, il cosiddetto cucomero, l'olio, ovviamente ci mancherebbe, le cime di lame, eccetera, eccetera. Non diciamo niente di nuovo, insomma, penso che tutti conosciamo quali sono i nostri punti di forza. E come dicevo prima, la destinazione d'uso nuova che veniva data all'ex Saporito, cioè quella di laboratorio di alimentazione biologica territoriale, l'ABT dal punto di vista diciamo fonetico richiama anche al era stato dato questo nome perché richiamava anche alla memoria il cognome dell'abate. E appunto questo laboratorio doveva essere qualcosa a metà strada tra un museo, però non nell'accezione classica del termine, cioè non come un luogo in cui mostrare qualcosa che è stato fatto in passato, ma come luogo di incontro tra la tradizione e l'innovazione, in modo che in questo luogo ci potessero essere, cioè diciamo una struttura poi da utilizzare in modo polifunzionale, come mercato, del chilometro zero, quindi dei prodotti e delle nostre tipicità, oltre a mostrare anche quella che era la produzione di saponi che veniva fatta a Fasano. Qui potete vedere una planimetria, quindi un'analisi di tutte quelle che sono le zone che abbiamo in questa parte, cioè il Corso Urbanico, ad esempio, perimetrata la zona del saponificio, tutti i rivetti intorno che sono stati piano piano col tempo mangiucchiati dall'edificato che molto spesso in questa zona periferica è frastagliato e non ha più i confini ben definiti invece della città consolidata. E qui quella che era un po' l'ipotesi di progetto, cioè come vi dicevo ancora una volta, sarò ridondante, il processo rigenerativo della rigenerazione doveva andare poi a coinvolgere altre zone in maniera che si innescassero dei processi di socializzazione. E qui potete vedere più o meno come si era pensato, ovviamente questa, lo dico per chiarezza, insomma, non era un vero e proprio, neanche un progetto preliminare, era più un'ipotesi di riuso di un fabbricato esistente. Come vedete al numero 4 ad esempio c'è quest'area di Ristoro che invece è una nuova costruzione che è stata fatta qualche anno fa e che ovviamente non potrebbe essere riutilizzata in questo modo, così come i parchetti, cioè nel caso in cui si dovesse fare un progetto diciamo così cantierabile o comunque realizzabile, ovviamente le cose andrebbero attivo, pensate in maniera differente. Quindi mi preme dire che la cosa importante era quella appunto di suggerire delle ipotesi di riuso di un fabbricato industriale. Ho visto anche con Prezzi, qui ci sono vari esempi di riuso di strutture di archeologia industriale, che è una tematica che va molto negli ultimi anni, negli ultimi 10-15 anni, insomma. E uno può si pensa anche che in queste strutture sia impossibile fare delle residenze. Un caso del genere, ad esempio, lo stanno facendo, se mi ricordo, a Trani, sempre sfruttando i fondi della comunità europea destinati alla rigenerazione urbana, in cui all'interno di una ex caserma, vado a memoria, quindi può essere anche che stia sbagliando sulla destinazione originaria dei locali, però all'interno di una ex caserma, se non sbaglio, si è fatto un progetto che ha aggiunto anche dei finanziamenti della Comunità Europea per fare delle residenze, quindi è una cosa possibile, non è detto che sia una demolizione fabbricata. Questo è un gioco divertente per richiamare la memoria quella che produzione e legarla alla forma dell'architettura. Qui c'era anche un auditorium ipogeo che andava a recuperare tutta la zona delle cisterne e quindi era anche questa una cosa molto interessante perché questo auditorium veniva diciamo localizzato nella zona in cui precedentemente storicamente veniva utilizzato le cisterne. Ancora una volta una sezione che faccia capire come nella cappella centrale poi venivano fatte anche delle
veniva soppalcata in modo da creare un ristorante, quindi una zona food vera e propria, invece nelle cambiate laterali era più la zona deputata alla cultura del territorio, quindi parlava appunto dell'alimentazione, di queste cose, eccetera, eccetera. E qui invece uno spaccato assonometrico con le capiture che riguardano quello che era il programma funzionale vero e proprio dell'edificio, cioè la zona di accoglienza, come dicevo prima, degli edifici portati che erano verso gli uliveti, poi la zona deputata all'esposizione, la zona della ristorazione al primo superiore, quella inferiore dell'auditorium, avete il workshop, quindi ciò che mi viene ancora una volta a dire è quando questo edificio doveva essere, dovrebbe funzionare in ottica di una rigenerazione come la struttura polifunzionale, che possa quindi ospitare delle mostre, che possa funzionare come contenitore culturale, che possa parlare di cibo, che possa parlare in ogni caso di cultura. Qui mi sono dicendo anche degli ingegneri come Lucrezia e altri, ovviamente si puntava al recupero ancora una volta all'innovazione delle strutture portanti, ovviamente diventano consolidate. E poi avevamo anche compiute delle analisi sul soleggiamento, per dire come andare a qualificare l'intervento dal punto di vista bioclimatico e energetico. Queste sono alcune delle scelte progettuali adottate per quanto riguarda appunto le tecnologie energetiche, cioè ovviamente la grande permeabilità delle sistemazioni esterne, in modo da non consumare ulteriormente suolo, che anche questo è uno dei concetti più importanti dell'urbanistica contemporanea, per superare le logiche sempre degli anni 70 e 80, la presenza di un impianto geotermico che quindi sfrutta l'energia e il calore proveniente dal sottosuolo, il fotovoltaico, il solare termico, il posizionamento di alberi e quindi di vegetazione a foglie cadute lungo il lato dal quale provengono, dal quale proviene appunto l'insolazione diretta, quindi a sud, sud-ovest, e poi l'impianto di fitodepurazione, che è un impianto particolare che va a recuperare, a fare in modo che il ciclo delle acque sia un ciclo continuo a 360 gradi e che così che insomma i reflui urbani non vadano a finire nella cosiddetta foglia di mura. E qui ancora uno schema che mostra tutto questo che vi ho sinteticamente detto. Perché sono cose che mi sono più tecniche, mi sembra. E qui se questo, insomma, questo schemino ormai è diventato super popolare, mediante gli interventi che avevamo ipotizzato, diciamo che questo edificio anche dal punto di vista energetico raggiungerebbe una classe energetica di tipo A3, che vuol dire che potrebbe anche ricevere dei fondi dalla comunità europea anche per quanto riguarda gli aspetti legati al. Ah, e questi, come vedete, sono più o meno i render, abbiamo fatto dei piccoli render per capire come questi luoghi potessero risultare dopo il progetto di riqualificazione. Quindi vedete ad esempio gli espositori che parlano, come abbiamo già detto, dell'alimentazione, del territorio, dell'ex edificio, una zona da poter adibire, quella più verso ovest, diciamo, che potrebbe essere adibita anche a mercato, il chilometro zero, e questa sarebbe questo sobbalco di cui parlavo, un piccolo punto ristoro per i turisti. Qua possiamo vedere la parte costante del sacrificio con delle superposizioni di epoca successiva che andrebbero eliminate per riportare la forma originaria alla sua iconicità, diciamo così. E da questa vista potete vedere appunto quel concetto di cercare di ridonare alla collettività un landmark, cioè qualcosa che possa essere riconosciuto non soltanto a livello locale, bensì a livello territoriale. Sono gestiti. No, come
chiedere di possedere come dipendente per tutti questi. In compenso mi dispiace per i relatori, li abbiamo penalizzati, perché in sede di esame, in sede di fine corso, le cose erano molto molto più chiare, molto più assimilabili, ma certamente questo riguarda me, ma voi avete ben capito e ben interpretato il pensiero dei progettisti. Volevo solo, non parleremo naturalmente dell'azienda, non è il momento né l'occasione né il pretesto di questa riunione. Perché l'abbiamo fatta? Perché era forse arrivato il momento in cui bisognava tornare un po' indietro sulla rivalutazione di queste strutture, che non sono solo a Fasano, ma sono in tutta la Puglia e anche nel resto dell'Italia. Ultimamente si è creato un movimento universitario di ricercatori che hanno cercato di salvaguardare, e mi pare che Lucrezia l'aveva espressamente messo nelle prime frasi, salvaguardare quello che è stato il percorso della tecnologia negli anni passati o nei secoli passati. Noi in Puglia siamo arrivati un po' in ritardo, dico noi perché con gli amici della AIPAI, Associazione Italiana per l'Archeologia Industriale, siamo arrivati un po' in ritardo perché in altre zone avevano già fatto tutto, avevano salvaguardato le aziende, avevano salvaguardato i musei aziendali, avevano salvaguardato gli archivi. In Puglia c'è stato un impegno massivo dell'Università, soprattutto di Lecce, che è la cattedra di beni culturali, accoppiata alla cattedra di archeologia industriale, che si è impegnata in modo massivo per salvaguardare alcune strutture. Hanno salvaguardato il molino Scoppetta di Tulsano, è un molino tutto in legno che rappresenta un unicum per il settore. A San Cesario un mese scorso hanno ultimato la ristrutturazione della distilleria del Giorgio, distilleria che aveva avuto un percorso un poco travagliato per la proprietà, ma poi la fondazione Rico Semeraro, che era la fondazione che aveva recepito i fondi della Banca del Salento, aveva acquistato la distilleria del Giorgio, per cui un mese fa è stata inaugurata, è stata ceduta al Comune e il Comune ne ha fatto un centro polivalente. Ma anche nel Salento, non solo in queste città, ma anche il recupero dei frantoi ipogei è stato fatto in ogni piccolo centro del Leccese, e voi sapete quanto il Salento oggi richiami il turismo, ma richiami il turismo anche per queste piccole cose che possono sembrare piccole perché hanno una piccola dimensione, ma hanno un valore storico notevole di esempio di tecnologia che del passato è portata ai posteri. Dicevo perché siamo arrivati, si girava intorno a questo argomento, c'erano stati tanti incontri, ci sono state tante sollecitazioni, però il momento in cui ci sono stati due ragazzi, però Lucrezia per me è una ragazza, e quindi quando ci sono stati due professionisti che hanno acceso dei fari su una cosa che non, io l'ho detto in un'altra sede, non è nostra, è della comunità, perché è un bene che è nato come attività nel fine 800, ma che poi ha avuto vari step e che oggi conserva il cuore, mentre la mente magari è in altre zone e il braccio in un'altra zona, quindi c'è solo un cuore che batte, però l'operatività è diventata un poco più largo spettro. E quindi questi professionisti avevano fatto questo lavoro e io entusiasta sono stato coinvolto anche con loro per una presentazione molto più coinvolgente naturalmente per me che ero parte in causa,
coinvolgente, per cui soprattutto a Lucrezia avevo detto: Lucrezia, dobbiamo dire le cose che hai fatto, la tesi che hai fatto, perché è una delle quattro tesi che sono state elaborate sul saporificio, questa è la più attuale, la più avveniristica, anche perché, come ha detto bene Lucrezia, conserva e dà la possibilità, quando non ci sarà più, non so se ci sarà o meno, insomma, io non ci sarò, ma può darsi che qualcosa rimanga, però i posteri attraverso le tecnologie moderne potranno visionare il percorso, entrare dentro il saporificio, vedere le macchine, dare dei percorsi e vedere tutti i reparti. Quindi da questo punto di vista consegniamo la storia, Lucrezia ha consegnato la storia questa possibilità. Torniamo a Fasano, ci tenevo anche a farla a Fasano questa cosa, con Sande ci siamo un poco così in imbarazzo, messi in imbarazzo, perché non sapevamo quando, come e dove farla, però penso che stasera in un consesso così tranquillo e attento è stato, a parte l'inghippo iniziale, va bene, scusateci, però era il momento di farla a Fasano, perché abbiamo fatto come azienda, perché per invito specifico 5 anni fa alla mostra Sapone e l'acqua al comune di Fresicce in Lecce, abbiamo fatto una presentazione con un catalogo alla mostra qui dove la terra finisce il mare continua a Brindisi, con i fondi del comune di Brindisi. Poi abbiamo ricevuto dal comune di Putignano di Noci i fondi per elaborare l'archivio, quindi c'era una diffusa partecipazione di tanti soggetti a questo immobile, o a questa più che attività, all'immobile in sé. Per cui era arrivato il momento in cui doverosamente, quindi i messaggeri, chi ha portato questa notizia l'ha passata a voi. Io mi fermo perché dobbiamo recuperare un po' di tempo, però ecco, mi ha colpito molto, perché la conservavo per altre occasioni. Una delibera del Comune di Milano del 2000 e... del 2003. Mozione urgente, quindi Consiglio Comunale di Milano, uguale a quello di Fasano, insomma, cambia il numero dei consiglieri, però insomma, dice: oggetto ciminiera ex saporificio se Sirio alla Bovisa. Premesso che nell'area adiacente alla stazione del Ferrovie Nord Milano Bovisa è presente una pregevole ciminiera dell'ex saporificio Sirio in mattoni a vista risalente ai primi anni del secolo scorso, la ciminiera rappresenta, insieme ai gassometri, un episodio di archeologia industriale importante dei primi insediamenti produttivi della nostra città. Quindi ci troviamo anche a cavallo. È un altro simbolo della Bovisa e della memoria storica di Milano. Quindi cambiate Milano. Sull'area sono in corso importanti opere urbanistiche da parte della società Euromilano, attuale proprietaria dell'area. Da notizie provenienti dal cantiere, pare imminente la demolizione del manufatto, anche se il suo mantenimento non ostacola alcuna nuova realizzazione prevista nell'area. Il Consiglio Comunale di Milano invita il Sindaco a richiedere immediatamente la sospensione dei lavori di demolizione previsti per la ciminiera, a concordare con la società Euromilano ed eventualmente con il Politecnico i provvedimenti di salvaguardia della ciminiera e di valorizzazione storica e architettonica del manufatto. Vi lascio con questa delibera di Milano, speriamo che quel manufatto sia conservato ai posti. Quindi un breve omaggio al presidente e la cartolina dei 130 anni dell'azienda, con un timbro postale dall'azienda ai due relatori, ma almeno la cartolina
alla fine del maschietto, un libro sulla Bibbia. E a Lucrezia, che femminuccia. Anche la società, il relatore ha un libro che riguarda questa cosa, sia un erede della società di storia. Grazie a voi. Grazie a tutti. L'appuntamento è per venerdì prossimo a Bocca.